amici di Camper, oggi siamo in vacanza nella splendida Sardegna a Villa Simius, una località turistica da sogno. Per conoscere a fondo questo gioiello, questa perla della costa del sud della Sardegna, io sento il bisogno di qualcuno che sia nato e cresciuto qui, che sia molto legato a questo territorio. Eccomi, Elisa. Sergio, portaci con te. Andiamo. Quick time, girl. Proprio magnifico questo territorio. Io vedo una torre qui alle nostre spalle. Sì, questa è una torre del periodo dei Saraceni, era un sistema di difesa costiera, tutte le torri che abbiamo anche qua sull'isola si illuminavano per gli invasori che arrivavano e quindi dal castello di Cagliari si partivano le navi per contrastare questa dominazione. Erano i radar di una esatto, volta. Una volta Villa Simius si chiamava Carbonara, sì. Poi era stata appunto rasa al suolo dalle invasioni e quindi poi da lì è nata Villa Simius dove siamo. E, oh Sergio, guarda, scusa, ma è arrivata l'ora dell'allenamento. Fai vedere, direi che è l'ora dello spuntino questo. Allora ci lasciamo, certo. Grazie Sergio. Ciao Elisa. Indossato il giubbotto salvagente per la prossima lezione. Piero Detto Pipi? Oh, ciao! C'è buon vento oggi? Oh, è bellissimo! Vento dal nord? Vento da ponente, 270 gradi. Questo è per misurare l'intensità. L'intensità del vento? Si chiama anemometro. Alza il braccio e guarda il display. Ti dai i nodi. Quanti nodi sono? 15 nodi, buon vento. Poi qui in questa zona so che insomma ci sono corsi di vela adatti a tutti, sì. Tutto l'anno, sì, vero? Sì, a Villa Simius c'è un'ottima scuola vela, ma questo sport è abbastanza diffuso in tutta l'isola. Ci sono molti centri che praticano sport vela. Va bene, fammi vedere di che si tratta, su! Ma a rendere ancora più speciale Villa Simius c'è l'area marina protetta Capo Carbonara che abbiamo la fortuna di conoscere oggi insieme alla direttrice Valeria. Ciao Elisa, benvenuta. Andiamo a fare un giro così ti faccio scoprire le bellezze del mare. Certo, partiamo subito per le bellezze. Capo Carbonara è un'area protetta, abbiamo circa 14.000 ettari tra la parte a terra e la parte a mare. La parte a mare chiaramente ha bisogno di continui monitoraggi, abbiamo una biodiversità importante. Una delle priorità dell'area marina è quella comunque di tutelare il posidonietto evitando l'ancoraggio da parte dei natanti. Abbiamo messo in campo delle boe che consentono comunque ai diportisti di attraccarsi in totale sicurezza per loro ma anche per la biodiversità che sta sotto. Ma quindi qui si può fare il bagno? Assolutamente sì, qui in area marina protetta puoi fare il bagno, puoi fare snorkeling. No, non ho portato le pinne! Sei sicura? Eccola qua! Sorpresa! Non potevi non fare un tuffo in queste acque così blu. Mi cambio! Con le pinne, fucile ed occhiali. Quando il mare è un... Ciao Marcello! Io nuoto fino alla prossima puntata! Sotto un cielo di mille colori. Ci tuffiamo con la testa lì.